Allora, mister Mancone, dunque, settimana che sta passando, soddisfatti sicuramente per questa situazione positiva, vittoria a Monte San Biagio e prossimo match che sicuramente si prospetta, anche questo interessante. Come sta andando questa settimana? Va bene, perché comunque c'è entusiasmo e quindi quando c'è entusiasmo e la positività si lavora sempre molto meglio, si lavora meglio, quindi si vede che è un gruppo in salute, in tutti i suoi effettivi, abbiamo recuperato credo ad oggi tutti quanti, chiaramente c'è chi come Azzuidei forse avrà bisogno ancora un po' più di tempo, con la Rieti l'abbiamo già ripresentato in panchina insieme a Di Bello la settimana scorsa, siamo quasi tutti al 100% e questo è un aspetto importante perché stiamo recuperando tutta la rosa. Quindi tutti a disposizione, che ho visto alcuni fuori, quindi si è fatti un po' girare, insomma, riposare. Sì, un po' abbiamo gestiti durante l'allenamento, chi ha tirato la carretta nelle ultime settimane magari ha fatto qualcosina in meno, chi se l'è sentita di fare anche tutto l'aspetto della partita finale l'ha fatta tranquillamente, però abbiamo cercato di gestire quei 3-4 che comunque stanno tirando la carretta. Prestazione quindi positiva a Monte San Biagio, sia prestazione che risultato oppure solo il risultato? No, io devo dire che ambo le cose, chiaramente è stata una prestazione anche matura, nel senso che siamo partiti un po' contratti e ci siamo andati distendendo durante l'arco della partita, poi credo che nonostante il risultato di 1-0 la partita fosse sotto controllo, fosse in dominio, chiaro che poi gli episodi possono fare la differenza, però siamo stati abbastanza in dominio e soprattutto nel secondo tempo si è visto insomma una squadra che era compatta, che ha concesso pochissimo. Nel primo tempo abbiamo sofferto anche la loro vivacità, i loro scambi veloci, e nel secondo tempo penso che al di là del fatto che potessimo chiudere la partita, ma quello fa poco la differenza, si è vista una squadra molto corposa, molto tosta. Monte San Biagio ha bisogno di mercato per salvarsi, insomma, vecchio. Ma questo non spetta a me dirlo. Comunque, per quella calista in domenica. Ma io penso più alle problematiche mie che a quelle di Monte San Biagio. Chiaro che parlando col mister e parlando con Gaetano Fiore, che è il direttore, insomma, che è stato un mio ex compagno di squadra, mi hanno detto che interverranno sul mercato, ma non. Sinceramente voglio cercare di preoccuparmi dei miei problemi più che di quelli degli altri. E a livello di mercato il Gaetano si sta muovendo, quindi mi ha detto un giocatore per ruolo, mi sembra, no? Per capito. Giocatore per ruolo sicuramente prenderemo un esterno di difesa, sicuramente prenderemo un attaccante, dobbiamo vedere anche qualcosina magari per creare, magari avere un terzo portiere. E poi se dovesse uscirci la ciliegina sulla torta, un'occasione, vediamo se possiamo prendere, altrimenti siamo bene così, perché comunque siamo tanti, siamo un'armata oggi, siamo tantissimi e quindi sono soddisfatto già insomma di quello che abbiamo. Quindi non si taglia nessun giocatore, insomma? No, magari lo facciamo sotto traccia, per il momento insomma è andato via Palmieri, che comunque non si è ambientato, vabbè, diritto insomma penso che sia ormai ufficiale per tutti. Però insomma stiamo più che altro ricevendo anche un po' insomma quelle che sono le comunicazioni, quelle che sono le decisioni anche di chi magari non si è trovato bene o di chi non è contento, quindi insomma per il momento come avevo detto non ci saranno dei grandi terremoti, cioè nel senso che comunque metteremo 1, 2, 3, 4, 5 fuori, assolutamente no, stiamo metabolizzando, gli stiamo dando anche l'opportunità a tutti di dimostrare quello che valgono, perché insomma sicuramente se avessimo dovuto fare mercato un mese fa eravamo tutti in discussione, me compreso, oggi possiamo vedere una squadra diversa e quindi possiamo prendere delle decisioni diverse. Stiamo temporeggiando perché non perché non abbiamo le idee chiare, ma perché comunque abbiamo delle buone risposte. Certo. Parliamo della partita domenica, arriva il Fiorentino dell'ex di Rocco, che qui a Gaeta al tempo fece bene, ma chiaramente poi è andato via per varie situazioni. Quindi una squadra in difficoltà, quindi ci si prospetta una gara non facilissima, diciamo così. Assolutamente è una gara di cui non fidarsi. E poi si apre il mercato, penso domani, se non mi sbaglio, quindi bisogna vedere che Fiorentino arriverà qui, perché comunque chiaramente ha più fretta il Fiorentino di far mercato che magari il Gaeta, quindi potrebbe arrivare anche con più di qualche sorpresa la squadra, potremmo trovare una squadra completamente modificata. È una squadra già in parte modificata, perché i risultati non devono ingannare, in quanto Marco, insomma, ha già dato la sua impronta a questa squadra, è una squadra che gioca molto, è una squadra che attacca molto, a dispetto di quelli che sono poi dopo i risultati statistici. Anche domenica scorsa è una partita che è andata in ghiaccio a 10 minuti dalla fine, non è una squadra materasso il Fiorentino, chi pensa questo si sbaglia di grosso, noi non lo vogliamo pensare, non lo pensiamo perché non vogliamo prendere la partita
sotto gamba e soprattutto non vogliamo sorprese. Poi è chiaro che avremo un avversario di fronte motivato, affamato, che chiaramente ha fretta di fare punti, perché più passano le giornate più la situazione si aggrava. E poi c'è la Coppa Italia. Coppa Italia ci pensiamo da lunedì. Coppa Italia ci pensiamo da lunedì, anche se un po' ieri eravamo in partita perché è venuto un tifoso, si è sbagliato, voleva vedere la partita. È arrivato una settimana d'anticipo, quindi ci ha chiesto: mo che facciamo? Dico: facciamo una partitella fra di noi, se vuole vedere quella, li facciamo vedere quella. E se l'è vista quasi tutta, quindi un po' distratto. Forse. Lui un po' distratto, noi abbiamo anticipato l'impegno. Quindi, ieri eravamo già in partita, ma dobbiamo pensarci da lunedì, perché la classifica ci impone di pensare ad evento per evento e a partita per partita. Ricordiamo che la classifica, anche se il Gaeta adesso sta salendo, ma la classifica. Il regolamento di questi campionati prevede appunto play-out, e quindi oggi siamo a 5 punti dal play-out, ma non dimenticando che Roccasecca deve recuperare una partita con il Centro Sportivo Primavera, e quindi è chiaro che lì è un... Bisogna fare prima i punti e poi parlare del resto. La zona play-out è lì, è una manciata di punti, quindi pensiamo a sistemare quello che dobbiamo sistemare partita per partita. Poi la Coppa Italia, ripeto, come l'ho già detto, è un'opportunità, è un premio, è una competizione che per i ragazzi deve essere una gioia giocarla, perché stiamo andando avanti. Più andiamo avanti, più ci possiamo divertire. Questo è l'aspetto della Coppa Italia che noi dobbiamo assolutamente trattare, la dobbiamo trattare così. Poi se avessimo avuto oggi 26-27 punti, è chiaro che avremmo avuto un altro tipo di approccio, no, alla Coppa Italia, ma noi non possiamo farci condizionare alla Coppa Italia, perché dobbiamo fare i punti quelli più importanti. Ma era solo per verificare il fatto che il Gaeta era in forma e il Terracina sta forse in difficoltà. Ma anche quella non mi fido nemmeno del Terracina, anche se il Terracina sicuramente dal Terracina si aspetta tutte vittorie, quindi il Terracina fa 3 pareggi, 4 pareggi consecutivi, è un disastro. Ma il Terracina pur sempre sta pareggiando, sta mordendo il freno, sta tenendo duro. È chiaro che sicuramente tutti si aspettavano qualcosa in più dal Terracina, ma questi campionati sono difficili, non sono campionati facili che metti giù una rosa importante e vai a vincere. Quindi era per noi un mese fa un periodo nero, adesso per loro è un periodo grigio, credo. Ma ripeto, noi ci pensiamo da lunedì, perché giocare con il Terracino un quarto di finale di ritorno per noi è un'opportunità di andare avanti, un'opportunità di far parlare di noi, di fare bene. Però domenica è più importante. E Ulivo Metz se n'è andato, come diceva lei all'inizio del campionato? Non mi aspettavo questo divario subito. Devo dire che le prossime giornate saranno delicatissime, e in questo sì, forse il Terracina magari può andare un attimino sotto pressione, perché se sbagli nelle prossime giornate io credo che si possa creare un solco che poi dopo non si recupererà più. Però il campionato è ancora lungo. Chiaro, le prossime giornate saranno prima da qui fino alle feste natalizie, alla chiusura natalizia, per il Terracina sarà un momento importantissimo, questo sì. Più per loro che per il Pomezia, perché comunque il Pomezia dimostra anche nelle partite come domenica non brillantissime di saper portare a casa il risultato pieno, quindi sembra una squadra sostanzialmente più in salute. Poi inizia un altro campionato da dopo il mercato, e dalle voci insomma che ci sono, chiaro che puntano tutte e due a rinforzarsi, però probabilmente l'Unipomezia in questo momento ha meno spesa tra virgolette da fare, e Terracina dovrà passare insomma attraverso molte decisioni. Quindi per quanto riguarda loro due, io credo che il confronto insomma sia comunque legato solo a loro due, a meno che non ci sia un rientro di qualche squadra. È un momento delicato per entrambi, però l'Unico Mezzo in questo momento comunque sia tra Coppa e Campionato sta facendo benissimo, quindi ad oggi credo che non sia andata via completamente, ma rischia di andare via definitivamente. D'accordo, allora, appuntamento a domenica, in bocca al lupo Crepi, grazie.